Eravamo all'ormeggio nel punto previsto, all'ormeggio avevamo i motori in moto comunque, nel punto previsto e l'imbarcazione che doveva arrivare dritta verso di noi, quindi rendere visibile il rosso e il verde, l'abbiamo vista transitare dandoci solo la luce verde, quindi andava da sinistra verso destra. Quando è transitata a distante da noi, ma davanti a noi, i cronometristi hanno rilevato il tempo e poi la barca è sparita dietro la lunata. Non vedendo più l'imbarcazione, ci siamo mossi verso l'entrata sud tra la lunata e la diga e abbiamo visto la prua che sporgeva dall'acqua con le luci dei pescatori che la illuminavano. Una tragedia immensa e al momento inspiegabile, della quale non riesce a darsi una ragione e che lo tocca da molto vicino, non solo perché era presente come giudice cronometrista, ma anche e soprattutto perché stava aspettando un suo amico. Gianni Darai è una figura storica della motonautica veneziana. La Monaco Venezia la conosce benissimo, da decenni, quanto Fabio Buzzi. Un vecchio amico, ci conoscevamo da tanti anni, abbiamo incominciato a quasi fare la motonautica assieme, perché io ero un pilota come lui, abbiamo corso assieme, abbiamo passato una vita. Lui era conosciuto come l'Archimede pitagorico della motonautica, perché ha inventato un po' di tutto, dalle barche veloci alle eliche, agli scarichi, ai siti ammortizzati. Era un continuo, un uomo incredibile. Gianni Darai conosceva anche gli altri due piloti deceduti che si alternavano alla guida con Buzzi, assieme al quale avevano appena battuto il record di percorrenza da Monaco a Venezia, abbassandolo da 23 a 18 ore e mezza. Lei si sarà già domandato mille volte che cosa possa essere successo ieri notte. Eh sì, non ci ho dormito. È riuscito a darsi qualche risposta, a formulare qualche ipotesi, visto insomma dell'esperienza anche di chi si trovava in barca in quel momento? Posso solo dire una cosa, erano arrivati. Quindi non c'è un'inchiesta in corso, come gli ho detto, e quindi saranno l'autorità che valuterà tutte le situazioni.